eccoci con un nuovo video, un video per quanto riguarda la nostra rubrica. Come vi avevo accennato, la prima domenica del mese avrei trattato come argomento un qualcosa di più personale, di make-up o problematiche del viso, problematiche della pelle. Oggi come primo argomento volevo trattarvi la pulizia del viso. È un argomento che a me interessa molto, un argomento al quale ci tengo tantissimo e quindi l'ho riservato come primo appuntamento per la nostra rubrica. Allora, per alcune persone la pulizia del viso è un qualcosa che va fatta quando ci sono delle problematiche, che può essere acne, che possono essere pustole, oppure macchie della pelle, o le rughe, o anche un qualcosa che va fatto ad esempio per occasioni importanti, quando ad esempio ci sono dei matrimoni o delle cerimonie abbastanza appunto importanti, si va a fare la pulizia del viso. Invece è un rituale che andrebbe fatto molto più spesso, non solamente quando ci sono delle problematiche, anche solo come un modo per prenderci cura della nostra pelle, del nostro viso. Possiamo benissimo prenderci cura di noi stessi non andando per forza ad esempio da un estetista, ma possiamo farla benissimo a casa con prodotti acquistati, ma anche con prodotti fai da te. Perché ogni giorno abbiamo un accumulo di cellule morte, molto spesso possono essere esempio lo smog, residui di trucco, residui di make-up, e tutto questo fa risultare così la nostra pelle sciupata e spinta, provocando così la fuoriuscita di punti neri, di macchie fastidiosissime, bruttissime, di pustole, rughe, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono moltissimi prodotti in commercio che ci servono per la cura della nostra persona, prodotti con prezzi super elevati, quindi a prezzi altissimi, ma anche prodotti un po' più da supermercato, a me viene da definirli così, ma comunque molto molto ottimi e un po' più accessibili a livello di prezzo, perché noi possiamo trovare creme o prodotti per la cura del nostro viso a prezzi esorbitanti come 70-80 euro, ma anche prodotti da 12-13 euro che sicuramente avranno magari un'efficacia inferiore, però lo stesso secondo me validissimi. Molto più sano però è il farli in casa, quindi creare prodotti fai da te. Tutto questo cosa serve? Serve perché la nostra pelle ha assolutamente bisogno di essere curata, di essere pulita, di essere nutrita, liberata da impurità e imperfezioni. Adesso in questo video io vi dirò quali sono i passi principali da compiere per avere un viso perfetto, un viso luminoso, un viso sano. Innanzitutto bisogna aprire i pori della nostra pelle. Come secondo passo, immergere, purificare, chiudere i pori e infine idratare. Innanzitutto il primo passo che noi dobbiamo fare è aprire i pori. I pori cosa sono? I pori fanno parte della nostra pelle e servono per far traspirare e far fuoriuscire il sudore. Questi possono chiudersi, infiammarsi e dilatarsi. Come facciamo per aprire i nostri pori? Allora, facciamo semplicemente dei fumenti con acqua e bicarbonato, quindi un processo molto molto semplice e fai da te. Il secondo passo da fare è lo scrub viso, perché rimuove le cellule morte e le impurità per far sì che la pelle ritorni a respirare. Meglio non fare lo scrub se si hanno grossi problemi di pelle come ad esempio acne o lesioni sulla nostra pelle, meglio evitare. Poi detergiamo la nostra pelle con un latte detergente o comunque con un detergente molto molto delicato se si ha magari una pelle delicata, e soprattutto deve essere adatta al tipo di pelle che abbiamo noi. Io ad esempio utilizzo l'acqua di rose, e se voi non avete una pelle molto grassa potete utilizzare del burro di cocco o olio di oliva.
Poi purifichiamo la nostra pelle con una maschera che va scelta assolutamente in base al nostro tipo di pelle. Poi, infine, chiudiamo i nostri pori con del tonico. Poi, alla fine della nostra pulizia del viso, dobbiamo assolutamente idratare la nostra pelle con una crema idratante. Anche questa scelta assolutamente in base al tipo di pelle che noi abbiamo, ma soprattutto utilizzare una crema giorno di giorno e una crema notte per la notte. E poi utilizzare una crema per il nostro contorno occhi. Poi potete terminare con un burro cacao per idratare le vostre labbra. Ecco, questi sono tutti i procedimenti che io utilizzo per la pulizia del mio viso. Spero che questo video possa esservi stato utile, che possa esservi interessato. Nei prossimi video vi racconterò come ricreare i prodotti che abbiamo utilizzato oggi per la pulizia del nostro viso e ricrearli insieme con il fai da te. Ricreeremo una maschera viso, uno scrub, una crema idratante e farò vedere che prodotti utilizzare. Spero che questo video appunto vi sia piaciuto. Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze!